dobbiamo provare, dobbiamo dimostrare le formule di riduzione per gli integrali doppi enunciate ieri. Mettiamo la dimostrazione di questo punto. Allora, come ieri abbiamo visto che D, il dominio, essendo D un dominio normale rispetto alla 6x, è un insieme chiuso e limitato e quindi è compatto. D è compatto. F è continua su D. Come ieri, questo fatto implica per il teorema di Cantor che F è uniformemente continua su D, cioè per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0 tale che i punti x e y, x prima e y primo, appartengono a D e la distanza tra x e y e x prima e y primo è minore di delta epsilon implica la distanza tra f di x e y ed f di x y' è minore di epsilon. D'accordo? Tutto tale quale a ieri. La dimostrazione dell'integrabilità delle funzioni continue. Fissato epsilon maggiore di 0, sia delta epsilon maggiore di 0 dato dall'uniforme continuità. D'accordo? Sia questo, che vi dice questa proprietà. Fissiamo epsilon maggiore di 0 e ci scegliamo, prendiamo delta epsilon che verifica questa proprietà. Come ieri, vogliamo costruire una partizione di D in domini normali tale che ogni elemento della partizione abbia il diametro più piccolo di delta epsilon. Sappiamo che esiste una tale partizione. L'abbiamo dimostrato ieri, d'accordo? Una tale partizione esiste. Però oggi vogliamo costruirci una partizione un po' particolare. In che senso? Siano x con 0 uguale ad h, minore x con 1, minore x con 2 minore di x
con K uguale a K. Quindi consideriamo la partizione dell'intervallo AB costituito da K più 1. Φ0 φk k più una funzione definito l'intervallo AB a valori in R continue e tali che Φ0 di x sia uguale alla funzione alfa di x. Φ0 di x è minore o uguale di Φ1 di x, è minore o uguale di Φ2 di x, è minore o uguale Φk di x uguale beta di x per ogni x appartenente alla z. Poniamo D di J uguale l'insieme delle X più Y appartenenti a R quadro tale che X è maggiore o uguale di X con I meno 1 più minore o uguale di X con I e Y è maggiore o uguale di Φ con J meno 1 di X meno uguale di Φ con J di X con I e J uguale 1 K. Dopo cosa stiamo facendo, ragazzi? Facciamo un disegno. Questo è l'intervallo AB. Questa è la funzione A. Questa è la funzione. Sono un po' più grande. Questa è la funzione A. Questa è la funzione beta. Sto considerando la partizione dell'intervallo AB. A uguale tipo 0, poi però appunto tipo 1, tipo 1 tutto sarà tipo K uguale a B. Poi sto inserendo K più una funzione. La prima funzione è Φ con 0, questa è A e questa è B. La prima funzione Φ con 0 coincide con A. Poi avrò una funzione Φ con 1 che è per esempio maggiore o uguale di maggiore uguale di alfa Φ con 0. Però ha una funzione Φ con 2, questa è Φ con 2 maggiore uguale di Φ con 1 e l'ultima sarà la funzione Φ con 0. D'accordo? Ma cosa sto facendo? Sto considerando chi è di J. Che è l'insieme insieme di 1, 1 x compreso tra x con 0 e x con 1, quindi x compreso tra A, ragazzi scusate, questa abbiamo chiamato x, abbiamo chiamato x con 0, non di con 0, scusate, questo sarà x con 0, x con 1, x con 2, x con k, scusate, abbiamo chiamato x con 0, x con 1, x con 2, x con k. Chi è l'insieme di 1, 1? X è compreso tra x con 0 e x con 1. Y dove vale? Tra Φ con 0 è uguale ad alfa e Φ con 1. Quindi questo è l'insieme di 1, 1. D'accordo? E così via di seguito. Questi insiemi, cosa avete costruito così, ragazzi? Quando P
la media è uguale di IJ, avete IJ uguale 1 K, costituiscono una partizione del vostro dominio D. Infatti, se fate l'unione, ottenete D. Se fate l'intersezione, se prendete due di questi oggetti, ne fate l'intero, ne fate l'intersezione, cioè l'intersezione è vuota. D'accordo? E una parte P è una partizione di D. Allora ragazzi, non abbiamo dimostrato questo, non lo dimostreremo, però la dimostrazione è analoga a quella che abbiamo fatto ieri per dimostrare che fissato nel tempo possiamo costruirci una partizione tale che il diametro di ogni elemento della partizione è più piccolo del delta epsilon. Scegliendo opportunamente i punti x con 0, x con 1, x con k, le funzioni f1, f0, f1, fk, è possibile sia che il diametro di D ij è minore di delta epsilon per ogni ij. Però il J è uguale a 1. La principale differenza tra questa partizione è quella di ieri. Ieri prendevamo i quadrati. Questi sono dei quadrati un po' deformati. D'accordo? La dimostrazione è quasi uguale a quella che abbiamo visto ieri, quindi è inutile perdere tempo a rifarlo. Però sapete che scegliendo opportunamente i punti delle funzioni si ottiene che il diametro di questi insiemi è più piccolo di delta epsilon, cioè si possono scegliere i punti delle funzioni in modo tale che il diametro di ognuno di questi insiemi di ij è più piccolo di delta epsilon. D'accordo? Superiamo di aver fatto questa scelta, quindi il diametro di ognuno di ij è più piccolo di delta epsilon. Vabbè, allora stiamo facendo l'integrale tra a e b dell'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x y di y di x. Ragazzi, questa funzione qua state fissando x, questa funzione è integrabile perché la f per ipotesi è continua, quindi fissato x questa funzione è continua come funzione della y e quindi questo integrale ha perfettamente senso. In virtù di quella proprietà, vedete, abbiamo scritto soprattutto, la funzione che è x appartenente a b, associata tra alfa di x e beta di x di f di x y in dy, è una funzione continua e quindi è integrabile tra a e b. Quindi quello che sta scritto alla lavagna ha perfettamente senso. D'accordo? Questo come lo posso scrivere? L'integrale tra a e b, alfa di x e beta di x, come lo posso decomporre? Lo posso decomporre come sommatoria su j che vale tra 1 e k per integrare tra alfa j fi con j, fi con j meno 1 di x e fi con j di x di f di x y di y di x. Mi sale il punto x, questo intervallo lo ricomporrete tra fi0 e fi1, fi1 e fi2, fi2 e fi4. D'accordo? Questo portiamo fuori dalla sommatoria. L'integrale tra i b, come possiamo la decomporre? Con la sommatoria su i che varia tra 0 e k per l'integrale tra x con i meno 1 e x con i meno 1 sarà sommatoria su i che vanno tra 1 e k, sommatoria su j che va tra 1 e k, l'integrale tra x con i meno 1
x con i dell'integrale tra phi con j meno 1 di x e phi con j di x di f di x y d'accordo? Ho parlato di componenti integrali dell'intervallo latente dell'intervallo x con 0, x con 1, x con 1, x con 2 e così via. Ragazzi, fissate x, guarda, fissate x sull'intervallo x con i meno 1, x con 2. Fissate x, prendete in quella sommatoria, per esempio, i uguale a 1, j uguale a 1, il primo termine della sommatoria, d'accordo? Quindi, x dove varia? Tra a e x con 1. Y dove varia? Tra alfa di x e phi 1 di x. Quindi il punto x e y dove sta? Il punto, scusate, x e y dove sta? Nel primo in D1,1. D1,1 è un dominio normale rispetto all'asse x, quindi è un insieme, è un compatto. Quindi la funzione f su questo insieme ammette minimo e massimo. Indichiamo con M1,1 il massimo della funzione su questo insieme. In generale, che notiamo con questo qua? M di J uguale il massimo di F di J. Che esiste perché? Perché DJ è un insieme compatto. F è una funzione continua, per il teorema di Weierstrass esiste questo massimo. D'accordo? Andiamo qui. Allora, come posso controllare questo la f? Qua x vale tra x con i meno 1 e x con i. Y vale tra phi con j meno 1 di x e phi con j di x. Quindi x y sta nell'insieme di j. Quindi la f la posso controllare con la m che è più piccola di m e j, del massimo della f sul dominio di j. Quindi questo è uguale. Sommatore su i che vale tra 1 e k. Sommatore su j che vale tra 1 e k di m i j. Cosa resta? L'integrale tra x con i meno 1 e x con i. Di che cosa? Lasciamo. L'integrale tra phi con j meno 1 di x e phi con j x di 1 di y di x. Ti trovate? Ma quando vanno questi tre, ragazzi? Questo è l'altro che phi con j di x meno phi con j meno 1 di x. Quindi questo sarà uguale a sommatorio su i e j che vale tra 1 e k di m di j di integrale tra x con i meno 1 e x con i phi con j di x meno phi con j meno 1 di x. Quindi questo integrale non è altro che phi con j di x meno phi con j meno 1 di x. D'accordo? Ragazzi, ma questo integrale cosa rappresenta questo integrale? Se poi abbiamo per definizione la definizione che abbiamo dato, non è altro che la misura del dominio di IJ. Questo non è altro che sommatorio su I e J uguale tra 1 e K di M IJ per la misura di IJ. Ragazzi, quando abbiamo definito chi è la misura di J, abbiamo definito noi l'integrale tra chi è, cioè il dominio normale, chi è la misura del dominio normale? L'integrale tra e B di
beta di x meno alfa di x. Quindi che è la misura di ij, l'integrale da x con i meno 1 e x con i, di phi con j meno phi con j meno 1. D'accordo? Quindi ragazzi, vi ho dimostrato che questa quantità è più piccola di questa quantità. Posso cancellare i passaggi intermedi, avete copiato? Avete copiato i passaggi intermedi? Posso cancellare? Di x è incastrato tra questi due quantità. Ragazzi, questo è un numero, eppure questo è un numero, d'accordo? Adesso consideriamo l'integrale doppio su d di f di x y di x di y. Anche questa, noi sappiamo che questo esiste, questo integrale, perché la funzione è continua, quindi questo integrale esiste, questo è un numero. Io dico che anche questo numero si trova incastrato da queste due quantità. Sono uguale sommatore su di j che vale tra 1 e k di m di j maggiore uguale sommatore su di j che vale tra 1 e k, e dico su j la misura. Perché ragazzi valgono queste disuguaglianze? Eh? Perché valgono queste disuguaglianze? Perché chi è l'integrale? La funzione è integrabile. Quindi l'integrale chi è? È l'estremo inferiore delle somme superiori, ricordate? È anche l'estremo superiore delle somme inferiori. Ma queste cose ragazzi, questa non è altro che una somma superiore relativa a questa partizione P. Vi trovate? Quindi per definizione integrale, l'integrale estendo l'estremo inferiore della somma superiore sarà minore o uguale di questa quantità. Questa che cos'è? È una somma inferiore. Chi è l'integrale? È l'estremo superiore delle somme inferiori. Quindi sarà maggiore o uguale di questa quantità. D'accordo? Per definizione queste due disuguaglianze seguono la definizione di integrale che abbiamo dato ieri. Voi ragazzi, figlio, guardate una cosa. Qua è fare la stessa cosa. Lo stesso numero, chiamatelo per esempio, questo numero chiamatelo A2. D'accordo? Lo stesso numero, questo e questo, lo stesso numero. Qui avete lo stesso numero, vedete?
chiamato a 1. Ora sale su un intervallo. A 1 sta qui e a 2 sta qui. Poi le due quantità. D'accordo? Chiamiamola per esempio la prima quantità, questa di su, questa qua chiamiamola x grande. Sarà qui. Quest'altra quantità, chiamiamola x, chiamiamola grande. Questa quantità di sopra. Questa di sotto chiamiamola B grande. A grande si trova tra A1 e A2. Tutto qua. A grande si trova tra A1 e A2. B grande dove si trova? Tra A1 e A2. Ragazzi, la distanza tra grande e B grande come sarà? Più piccola. La distanza tra 1 e A2, vi trovate? D'accordo? Questa distanza, ragazzi, è più piccola di questa distanza. Io lo guardo. D'accordo? Quindi cosa concludiamo? Che chi è la distanza tra A e B? Non è altro che il modulo dell'integrale dovuto su B di F di x y di x di y meno integrale tra A e B, l'integrale tra alfa di x e beta di x, di f di x di y di x. Questa è la distanza tra i B. È minore uguale la distanza tra A2 e A1, cioè minore uguale di A2 meno A1, è minore uguale. Sommatore su i e j che vale tra 1 e k nella misura di B di J per il massimo di F, è già chiamato M, ha chiamato M grande, d'accordo? M grande di J meno M piccolo di J. Questo è altro che A2 meno A1. Vi trovate? Trovi? Dove non ti trovi? No, sto bene. Ragazzi, a questo punto si conclude come ieri. Per fare il solito discorso. Chi è M grande di J e chi è M piccolo di J? M grande di J che è il massimo della F sulla decomposizione di J. Vogliamo che questa sia la vostra di J, d'accordo? Questa è la vostra di J. Chi è M grande? Lo stesso discorso che facevamo ieri per concludere la dimostrazione della continuità della integrabilità delle funzioni continue. Chi è M grande di J? È il massimo di F su D di J. Quindi esisterà un punto chiamiamo il segnato in DJ tale che L grande IJ è uguale a F di il segnato più sono segnato. D'accordo? Chi è M piccolo IJ è il minimo della F sul dominio di J, quindi se c'è un altro punto che non sarà qui, per esempio chiamiamo x due volte segnato y due volte segnato tale che M piccolo di J è uguale al minimo di F su D, scusate, è uguale a M piccolo di J è uguale a F di x due volte segnato y due volte segnato. D'accordo? Quindi questi due punti si trovano in DJ. Come ho preso il diametro di DJ? Più piccolo di delta epsilon. Quindi come sarà la distanza tra questi due punti? Più piccola di delta epsilon, perché per definizione è il diametro. Quindi la distanza di questi due punti è più piccola di delta epsilon. Allora, in virtù di una uniforme continuità della F, come sarà l'immagine
tra f di x tra f di x segnato y segnato ed f di x segnato y segnato, la distanza tra queste delle immagini sarà più piccola di epsilon. Quindi la distanza in conclusione tra m grandi j e m piccoli j è più piccola di epsilon. Quindi questo è di loro uguale di epsilon sommatorio su i e j che uguale tra 1 e k della misura di j. Ma dj al variare di j in k è una partizione di d, quindi la somma di queste misure non è altro che la misura di d. In epsilon è la misura di d. Quindi abbiamo dimostrato che questa quantità in modulo è più piccola di epsilon per la misura di d per ogni, togliete i passaggi intermedi, che dipende, questo dipende da x e di j, togliete i passaggi intermedi, abbiamo dimostrato che il modulo l'integrale di d di f di x di y di x di y almeno l'integrale tra i d dell'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x di y di x in modulo è più piccolo della misura di d per epsilon. Ma epsilon che cos'è? Un numero positivo a piacere, però epsilon maggiore di 0. Quale tendere epsilon a 0? Cosa tendere? Questa quantità è minore o uguale di 0. Cioè, questo indice che questa quantità è proprio uguale, non potrebbe essere negativa, è proprio uguale a 0. Ma il modulo è uguale a 0, se sotto un seno argomento è uguale a 0. Quindi vuol dire che l'integrale doppio è uguale all'integrale a questa quantità. La dimostrazione è finita. D'accordo? Ragazzi, definiamo qualche proprietà dell'integrale, che sono le stesse proprietà che avete visto in analisi 1. Sia D incluso in R quadro. Un dominio normale rispetto all'asse x. Ragazzi, mi stavo dicendo tutto per dominio normale rispetto all'asse x, ma come vi ho detto ieri, tutto continua a valere per dominio normale rispetto all'asse y. Sia di un dominio normale rispetto all'asse x f e g, due funzioni di D in R integrabili. C1 e C2, due numeri reali. Allora, proprietà C1F più C2G è integrabile su D e integrale doppio su D di C1F più C2G
dx dy è uguale a c1 integrando tutto su d di f dx dy più c2 integrando tutto su d di g dx. Seconda proprietà è f è minore uguale di g su d, allora integrare tutto su d f dx dy è uguale integrale doppio su d di g di x di y. Terza proprietà, il modulo di f è integrabile su d e il modulo integrale doppio su d di f di x di y è minore uguale integrale doppio su d del modulo di f di x di y. Quarta proprietà, l'integrale doppio su d di f di x di y diviso la misura di d è minore uguale di su di f su d è maggiore o uguale del min di f su d. Quindi proprietà, se f è continua esiste un punto di secondo 0 di secondo 0 appartenente a d tale che 1 con la misura di d integrale doppio su d di f di x di y è uguale ad f nel punto x 0. Vi ritrovate per gli integrali doppi le stesse proprietà che avete visto per gli integrali di una variabile. Come si dimostra? Lo stesso modo, ragazzi. Che avete visto per le funzioni di una variabile. Prima cosa ci dice? F e g sono due funzioni integrabili su d. Se c1 e c1 sono due numeri reali, la loro combinazione lineare è integrabile su d. E l'integrale che vale la proprietà dell'integrale è un operatore lineare. Ragazzi, questo dimostra in modo analogo, la dimostrazione analoga a quella che avete vista in analisi usando le somme superiori e le somme inferiori. D'accordo? Ragazzi, per esempio, se f e g sono continue, la dimostrazione è immediata. Che se f e g sono continue, anche la combinazione lineare è continua e quindi è integrabile in virtù del teorema che abbiamo enunciato ieri. E questa formula va ricavata applicando le formule di riduzione. D'accordo? Quindi se è continua, è immediato questo. Se non è continua, bisogna ragionare come avete ragionato in analisi. Questa è immediata pure perché g meno f com'è? Maggiore o uguale di 0. Integrale della funzione maggiore o uguale di 0. G meno f è maggiore o uguale di 0. È integrabile per il punto 1. L'integrale della funzione maggiore o uguale di 0 è maggiore o uguale di 0 per definizione, usando la definizione si vede subito. Quindi l'integrale di g meno f è maggiore o uguale di 0. Applicate il punto 1, l'integrale di g meno f è maggiore che l'integrale
il giro all'integrale di f e quindi ottenete questa proprietà. Questa ragazzi dimostra, come avete dimostrato, la stessa dimostrazione di fatto in analisi 1. Se f è integrabile, anche il modulo di f è integrabile, vale questa proprietà. Ah, se mettete il caso particolare delle funzioni continue immediate, visto? Perché questa è la funzione, se f è continuo, anche il modulo di f è continuo, quindi è integrabile. Qui per applicare le potete ricavare le formule di riduzione, questo. Questo qua ragazzi, questa proprietà è immediata, che segue dalla definizione di integrale. Perché moltiplicate tutti i membri per la misura di D. La misura di D per il sub di F non è altro che la somma superiore relativa alla decomposizione, c'è un solo elemento D. E quindi l'integrale sarà meno uguale a questa somma superiore. La misura di D per l'estremo inferiore di F su D non è altro che la somma inferiore relativa alla partizione non c'è un solo elemento, quale? D. E quindi per definizione integrale, l'integrale è maggiore o uguale alla misura di D per l'estremo inferiore di F su D. Quindi questa è immediata, segue dalla definizione. E questa si fa come in analisi 1. Se avete la continuità, che trasforma connessi in connessi, le funzioni continue sul caso come in analisi 1. D'accordo? Vabbè ragazzi, 5 minuti di intervallo e iniziamo gli esercizi.